Caspita, sono già le 8:05. Allora parlo un altro po', poi ci fermiamo, vediamo dove arriviamo. Allora, dicevo, la tipa invece più giovane, rampante, con abilità dialettica, e ho detto figlio Indrocchio, perché veramente diciamo, la terminologia che in qualche modo riassume il concetto al meglio, la metto sull'outbound. Allora, come avvengono i pagamenti da parte della mia mandante? Ragazzi, l'inbound, intanto abbiamo detto, a meno che io non ho degli accordi per cui Vodafone stessa mi trasferisce delle chiamate che lei ha in ingresso e io gliele gestisco con le mie operatrici o i miei operatori, allora lì c'è una forma di accordo per cui a monte la mia agenzia ha detto, guarda, io ti gestisco 100 telefonate al giorno di inbound. Tu mi paghi tot e quindi lì non c'è il risultato, tra virgolette, comunque se c'è è legato poi alla quantità di problemi risolti, che siano di natura amministrativa, tecnica o commerciale. Quindi ci sarà una valutazione comunque anche della performance, però come già dice, stiamo parlando di un qualcosa che mi casca addosso e che sei tu, mandante, che hai un onere di gestione. E io te lo sto sgravando perché una parte me la sto prendendo io. Altre 100 chiamate al giorno del tuo flusso le gestirà un'altra agenzia. Insomma, sei tu che le devi smistare tra i tuoi operatori migliori, no? Ricevere l'inbound, la gestione dell'inbound, già è una forma di riconoscimento. Significa che il vostro contact center in qualche modo si è distinto. Per cui, tra le tante miriadi di contact center, la Vodafone Centrale ritiene che voi quantomeno state rispettando i suoi standard e quindi decide di regalarvi, tra virgolette, perché comunque sono delle opportunità. Intanto vi paga il vostro operatore perché lei ha l'esigenza di gestire queste persone che chiamano per i vari problemi tecnici, amministrativi o commerciali. Quindi lei ha l'esigenza, vi paga il personale, in più vi paga una fiche in base a quanti problemi tecnici o quanto velocemente li risolvete. Quindi la parte di gestione di queste problematiche, sono comunque dei ticket, è relativa a quanti ne risolvo e quanto velocemente. Queste valutazioni generano come dire, un sovraccarico, un di più, quindi una royalty che io mi vado a giocare come performance. Quindi mi dai 500 a mese, 500 euro a mese, cacchio. 1000 euro al mese per ogni operatore che ti metto a disposizione, per quanto riguarda l'inbound, in più mi dai come fiche omaggio tot al mese a seconda di se risolvo da 1 a 100 problemi, da 100 a 200, da 300 e così via. Okay? Quindi anche lì un meccanismo a fasce con i rappel. L'altra opportunità grossa che ho è che un cliente che mi sta chiamando, ancora Customer Relationship Management, ovviamente per me è un'opportunità, perché se io gli risolvo il problema e magari gli faccio un altro contratto, o se il cliente mi sta chiamando per una linea, gli risolvo il problema su quella linea e poi dalla discussione viene fuori che lui sta pensando di ampliare la sua struttura e quindi ha bisogno di altre due ADSL, io faccio cross-selling o upselling, quindi o gli vendo un altro prodotto o gliene vendo di più di quello che c'aveva prima, o gli faccio un aggiornamento e lo fidelizzo per altri 2 anni. Quindi tutta questa parte vendita sono ovviamente altre royalties, altri compensi, no? Per l'inbound serve una persona competente che sappia relazionarsi, come abbiamo visto, con gli altri, perché nel caso delle problematiche tecniche subentra anche la figura del tecnico che deve poi andare fisicamente a risolvere. Sull'amministrativo, per esempio, una che sia anche brava per dire con i programmi, con i software, perché magari il problema amministrativo è più facile che si possa risolvere da remoto. Sono il civico 28, mi avete segnato 28 bis, la mia bolletta arriva alla chiesa che sta a fianco, problema che ho avuto tra l'altro, quindi sto dicendo una cosa anche in caso vero. Ok, lei sa dove deve andare a modificare, non solo nel suo gestionale, ma nel gestionale di Vodafone, perché è Vodafone poi che mi manda la fatturazione, quindi deve cancellare il bis non solo dal suo gestionale, ma soprattutto da quello della mandante che poi mi invia la fatturazione. Se è una pratica che ha dimestichezza, quindi sa utilizzare i software e i programmi, ecco, questa è sicuramente una delle cose da valutare come positiva per l'assunzione di una persona che deve gestire l'inbound. In generale è un punto di vantaggio sempre, ragazzi, è che ormai tutto funziona con programmi. Cioè, se sei vecchia come mio nonno, cioè, facciamo fatica. Serve una persona che sia in grado di imparare. Se già ha questa spiccata tendenza, per l'inbound è perfetta.
Viceversa, dicevamo, l'outbound è molto più complicato ed è dove veramente si gioca la partita anche di sopravvivenza del contact center. Perché che sia un outbound per telemarketing o per teleselling, ma il problema è sempre lo stesso. Io faccio 100 telefonate e ottengo 97 vaffanculo, perché la persona stava facendo altro. Oppure ormai, soprattutto nelle telecomunicazioni, che scucciature, cioè o è Vodafone, o è TIM, o è Fastweb. Mai una volta che mi chiami, che ne so, quello che fa le colombe pasquali per dire, senta, ho la colomba mia artigianale, già sarebbe un prodotto diverso, ci penso, se mi piace mangiare bene, no? Cioè, quindi è un servizio che rompe le scatole, ma perché? Perché è utilizzato tra l'altro sempre negli stessi settori. Per esempio, già nel caso delle stampanti può essere utile. Ah, mi è venuto in mente cosa volevo dirvi prima, quando dicevo il fatto che finché non ti esce il pollicione da fuori, la scarpa nuova non te la compri. Nelle stampanti, era questo l'esempio, per questo collegavo alle stampanti, è fondamentale arrivare con la DEM, perché praticamente devi beccare il cliente quando c'è il problema, quando si è scassata stampante. Finché non si scassa stampante nessuno la sostituisce, ma se si rompe, tipicamente il segretario, ricordatevi sempre che anche il filtro, mo ci vuole nell'outbound, se non stai chiamando la signora Maria, ma stai chiamando comunque B2B alle aziende, perché vuoi vendere linee aziendali, chiedi risposta il segretario. Mi passate il responsabile tecnico, il referente tecnico dell'azienda o il titolare? Il segretario è il filtro, lo identificate così, si chiama filtro, perché a lui è stato dato il compito di rispondere ma di non passare mai il titolare, ok? In questo caso delle stampanti, il segretario, che anche l'ha detto alle stampanti solitamente, cioè si vede queste cose, come dire, molto operative, no? Là lui è sensibile all'email per la stampante, perché gli state togliendo una rogna se gli si è rotta. E allora, ecco, il vantaggio della DEM nel settore delle stampanti o comunque delle attrezzature tecniche, perché va in generale, è che ti consente di arrivare su una quantità molto ampia, quindi di sparare immediatamente su migliaia di clienti, e chi ti chiamerà probabilmente sono quelli che in quel momento hanno un problema tecnico. A quelli tu gli risolvi un problema tecnico e probabilmente lo risolvi al segretario, quindi diciamo a quello che solitamente è il primo che devi superare nello script di comunicazione che vedremo, diciamo, con il contact center, ok? Perché solitamente un primo step dello script di comunicazione è proprio il superamento del filtro. Cioè, buongiorno, la pizza e fichi? Sì, salve, mi passa il responsabile tecnico? No, guardi, non c'è. Oppure c'è nel pomeriggio, non ne avere. Mi chiami nel pomeriggio e dice di no, c'è la mattina. Cioè, perché lui ha come compito quello di dirvi di no. Durante una telefonata outbound, moltissime si arenano già qui, a parte poi tutte le telefonate che non passano proprio perché chiaramente il numero è sbagliato o è fast busy oppure bussa ma non risponde, quindi già c'è una prima scrematura delle telefonate, per cui considerate che su una lista solitamente il 20%, allora se avete già il 20-30% di fast busy significa occupato veloce, cioè tutto significa che il numero è sbagliato, quindi o è vecchio o ve l'hanno dato sbagliato o l'azienda l'ha cambiato, insomma. C'è una parte poi di quelli che sono non raggiunto, no? Io all'epoca creai anche, diciamo, una tendina con tutti i possibili esiti di una telefonata, e non raggiunto è appunto la segreteria telefonica, quindi in realtà il numero è esistente, non è inesistente, però ti risponde sempre la segreteria telefonica, oppure bussa ma non risponde, oppure non risponde nessuno, oppure risponde il filtro segreteria, cioè risponde fisicamente un segretario che però ti impedisce di andare oltre, perché sa che sei una rottura di cazzo. Quindi se passa la telefonata delle telecomunicazioni al titolare, che magari sta facendo altro di importante, il titolare dopo gli romperà le scatole, ah, ma tu però se cosa non la fa, eccetera, eccetera, di licenzio. Ok? Quindi il superamento del filtro, tornando un po' al discorso, diciamo, del duro mestiere dell'operatrice, soprattutto dell'operatrice outbound, perché sono io che sto chiamando te a freddo, c'è anche il filtro. Come lo supero? Qua c'è molto molto copyright e molta tecnica di telecomunicazione, di PNL. Allora, un corso che seguì parlava per esempio del sorriso telefonico in generale, cioè avere una buongiorno, sono Giovanna, mamma mia, già mi sbuffate, cioè proprio un senso di oppressione.
Salve, buongiorno dottor Tizio e Caio. Sono della Telecom, cioè dici di chi sei. Ciao, sono Giovanna, ma chi ti sa? Cioè, dai del lei, dai per esempio del dottor, no? Allora, ragazzi, si impara veramente da chiunque. Se venite a Napoli, ma penso ci siano un po' ovunque, ma a Napoli particolarmente, ci sta chi le vende i calzettini, i calzini rammendati, no? O anche il parcheggiatore abusivo. Che cosa vi dice? Come vediamo? Uè, dottù. Cioè, vi dà nella... lo so che sembra una cosa molto... Cioè, detta così, sappiamo che è un gioco per, no? Però tu sei il cacchio di parcheggiatore abusivo, non dovresti manco starci là. E poi è palese nella napoletanità, no? Dare questo senso di grandezza. Però effettivamente, se io dico buongiorno, dottor... stoico, no? Per esempio, già mi sto presentando in un altro modo. Dice, ma quando qualcuno mi ha risposto, ragazzi, questa cosa io nel contact center non gliela riuscii a cambiare. Cioè, o dicevano direttamente il nome, buongiorno Giovanni, ma da me dai del tuo a uno che tu manco conosci, sto chiamando a freddo, chiamo pure per nome, cioè il giusto nome di settimana fa culo fa bene. Ma almeno cognome e mettete il titolo dottore davanti alla telefonata. Perché se chiami signor Pirozzi a me, io non mi offendo perché sono tranquillo. Tu vaglielo a dire ad un avvocato, signor Pinco Pallo. Ma lei non sa chi sono io sono l'avvocato Pinco Pallo di sti cacchi in sta minchia, ok? Cioè, perché così l'avvocato sotto quando scrive, diciamo, qualsiasi mail, ti scrive av dottor, cioè veramente sembra il film di Pandozzi con tutti i titoloni gran figlio di, cioè perché loro sono così. Allora, se tu gli togli quella cosa di prestigio, vedete, torniamo sempre a Maslow, c'è chi l'ha fatto l'avvocato perché? Perché la toga, la divisa, essere quel tizio è la sua esigenza di stima barra autorealizzazione. Se tu gliela togli, no? Già ti sei presentato male, stai già rompendo le scatole, è come se tu urti qualcuno e non chiedi manco scusa. Cioè, voglio dire, se è uno che non se la prende, non se la prende, ma purtroppo quello che si gira e ti spintona il doppio, no? O ti attacca male la telefonata, si prendono comunque tanti vaffanculo al telefono, soprattutto con le telefonate outbound. Quindi è un mestiere duro. Qual è la percentuale che dovete raggiungere? Dipende dal valore, ancora una volta, come per l'EDEM, anche qua si fa il piano, no? Il piano di comunicazione, ma anche il piano commerciale, e si va a calcolare il break-even. Cioè, quante telefonate al giorno devo fare, quante per ogni operatore e quanti appuntamenti devo fissare? Ragazzi, una buona percentuale è tra l'1 e il 2%. Cioè, se l'operatrice fa 100 telefonate in una giornata e fissa 1-2 appuntamenti sulle telecomunicazioni, in altri settori non lo so, ma le telecomunicazioni sono solitamente, come dire, a basso margine sull'immediato perché marginano sul lungo, no? Diciamo che l'1%, 2% sono delle percentuali sostenibili, ok? Questo ce la fa capire all'operatrice, chiaramente. Dice, cara signorina Giovanna, ma se lei a fine mese stende solo la mano e fa sempre 0 appuntamenti, non andiamo bene. Lei deve fare 1-2 appuntamenti al giorno per sperare che l'azienda funzioni come deve, perché come richiamo lei, richiamerò anche il consulente commerciale, che deve chiudere almeno una trattativa su 5, no? Il 20%, 25%. Se tutti raggiungono questi obiettivi, lei a fine mese, e anche io, abbiamo lo stipendio. Altrimenti lei viene licenziata e se continua così anche le altre operatrici sono come lei, gli altri venditori sono come lei, alla fine la struttura muore e anche io ci vado per lo mezzo, perché non ho una struttura da gestire, perché economicamente non è sostenibile. Quindi gli obiettivi non è che devono essere rivenduti, sembra sempre come il padrone con la frusta e che loro devono guadagnare e tu a morire e fai schifo e sei sempre brutto. Non deve essere questo lo stile di gestione. Tra l'altro io per l'autorità ho proprio una sorta di ribrezzo, no? Cioè perché mi devi forzare? Spiegamelo, mica sono stupido, se mi spieghi capisco. Se tu metti al corrente con delle riunioni i consulenti vendita e le operatrici, in quel caso assieme, facendo capire il lavoro di ognuno, anche perché è un passamano, quindi il lavoro dell'operatrice non può e non deve essere inficiato poi da quello del consulente,
Allora, così vengono fuori intanto delle valutazioni corrette. Se ha sbagliato il consulente, licenzio il consulente, non me la prendo con l'operatrice, quella la porta l'aveva aperta. Okay? Quindi bisogna fare delle corrette valutazioni, però bisogna anche sapere i numeri quali sono e spiegare quali siano. Su questo, ancora una volta, dipende. Ci sta chi dice tu non ne riceve niente perché loro non devono capire niente, devono sentire e basta. Ma questo può andare bene per delle deficienti, permettimi, cioè con persone che non hanno nessuna ambizione e sono solo robottini. Ma il robottino, pure il robottino, andando per n anni all'oscuro, cioè andando avanti a tentoni, prima o poi un barlume di intelligenza lo manifesterà, cercherà di capire, no? O anche parlando con amici, colleghi che fanno lo stesso lavoro, si renderà conto che qualcun altro ne sa di più, lo capisce. Quindi prima o poi non puoi trattare la gente sempre per stupida, cioè non è un modello vincente. Dici, ma io mi licenzio e ne prendo altri. Vabbè ragazzi, sono le 8:10, veramente qua si fa notte. Se, direi che se avete piacere ci tratteniamo ancora un altro po', però la discussione è abbastanza lunga, come vedete, perché tratta più temi, è trasversale. Quindi, non lo so, ditemi voi, datemi un feedback. No, Giro, io ti volevo personalmente dalla registrazione che avevamo fatto io e te. Sì. Ma dove la trovo? Allora, ok, te la metto in documenti condivisi. L'ho vista l'altro giorno, l'ho anche riascoltata in parte. Se vuoi me la puoi anche mandare su WhatsApp, io la guardo anche lì. Su WhatsApp no, perché sono pesanti, Leonardo, sono registrazioni da 3 ore, quindi chiaramente sono lunghe. Sì, la tua è anche più lunga delle altre. Però allora li trovi in Google Classroom condivisi, Google Drive condivisi, devi vedere lì, io adesso provo a metterla lì, ok? Va bene. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa, ma sì, per quanto riguarda quella registrazione, non so se sai, di quella registrazione che è uscita oggi lì sul gruppo, hanno detto praticamente, ha messo il messaggio che bisogna registrarsi al MIUR per accedere all'esame. Leonardo, ne abbiamo parlato già a inizio lezione, infatti allora, siccome questa lezione spero è stata registrata da Jessica, adesso sto registrando io perché Jessica è andata via, però la trovi nella metterò anche questo in documenti condivisi. Comunque, riassumendo molto brevemente, ancora non si è capito se dobbiamo darvi una mano noi professori oppure se è una cosa tra voi e la segreteria, come molto probabilmente sarà. Io mi sono informato sull'argomento, la maggior parte protendono per la cosa che una collaborazione deve esserci, ma tra voi e la segreteria, pur che noi docenti stiamo già facendo altro. Sì, pare che in una parte della circolare si parli anche di tutoring, quindi vi dovremmo, come dire, dare una manina anche noi, ma non mi posso mettere a inserire i curriculum, ragazzi, ve lo chiedo davvero anche come cortesia. Io personalmente mi prendo 30 euro per fare un curriculum a una persona e ci metto 2-3 giorni per una persona. Non è il vostro caso, che chiaramente, diciamo, è un modulo banale nel MIUR. Noi docenti abbiamo le password per accedere e modificare sta cosa, quantomeno leggerla, però la dovete fare voi. Ho dato qualche consiglio su come compilarla, anche perché poi loro giustamente pensano una cosa, dice, ma i ragazzi, cioè alla fine è il liceo, non è manco l'università, c'è sto curriculum vitae, praticamente è una paginetta perché non c'è sta niente, a partire di nascita, nome, cognome, indirizzo, l'anagrafica. Poi il diploma è forse la prima cosa che inseriscono nella zona di istruzione e formazione. Sì, ci sta alternanza scuola-lavoro, alcuni metteranno che sono andati, che ne so, nell'azienda partner, hanno fatto 10 ore dove hanno imparato questo e quest'altro, ma è un curriculum molto scarno. Il vostro no, perché voi siete persone che lavorano, siete adulti, magari alcuni di voi sono manager o addirittura imprenditori. Il curriculum deve essere fatto in un altro modo che non è quello del MIUR, lo dovete compilare sicuramente perché è un obbligo di legge per partecipare all'esame, ma insomma non vi preoccupate. E poi l'altra cosa che ho detto, farò comunque una presentazione di ognuno di voi proprio come vi sedete al presidente quando facciamo l'esame, ma sarà una roba molto frivola e molto veloce. Noi ci mettiamo a leggere un curriculum vitae, qualcuno di voi, nel tuo caso dirò, Leonardo Storico ha un suo negozio, cioè quindi farò una breve presentazione dell'attività, ma insomma qua andiamo avanti, blocchiamo a parlare dell'esame, teniamo da fare.
Va bene, ma quindi la praticamente no, va... ma eventualmente... Ti chiedono il curriculum come istituzione? No, allora questo sto dicendo, non analizzeremo il curriculum. Il curriculum voi lo dovete fare, lo dovete inviare e dovete seguire i moduli, diciamo, del, previsti dal MIUR. Okay. Dovete scrivere, ce l'avrete con lo SPID oppure con le, per le credenziali del MIUR. Tra l'altro sarà un qualcosa che potrete comunque sempre aggiornare e ragazzi ve lo trovate, ben venga, cioè da un lato ben venga, perché comunque è uno strumento istituzionale, magari le aziende partner possono cominciare a prendere il vostro curriculum dal MIUR, ok, però io poi ho spiegato che il curriculum vitae si fa tutto in altra maniera e ha tutto altri crismi, anche in base a quello che poi è la vostra operatività e le aziende a cui intendete partecipare. Quindi non c'è valutazione del curriculum vitae nella direttiva, nella circolare che è passata, c'è scritto verrà tenuto conto, senza specificare come, ma sicuramente non vengono dati crediti formativi, quindi non è oggetto di valutazione. Inoltre viene compilato con il risultato del diploma e quello che avete portato, comunque quello che si è fatto, dopo che avete sostenuto l'esame, quindi viene terminato anche con il voto, eccetera. Questo è quanto. Poi se ci sono altri aggiornamenti io vi farò sapere, anche perché sono già due giorni che ho mandato messaggio al segretario, all'amministratore, diciamo, della scuola, proprio perché mi ero già informato su quello che stava accadendo. In segreteria, nel frattempo, tra ieri, oggi e penso domani, finiranno di iscrivervi, perché se non siete iscritti e non c'è il login, chiaramente non si può fare niente. Ma per iscriversi bisogna usare le credenziali della scuola. Vi sta iscrivendo la segreteria studenti, però chiaramente dovete conservare voi le password, perché comunque il curriculum poi è vostro. Cioè i principali operatori di questa cosa siete voi, quindi interessatevi. Io già vi ho scritto, vi ho detto, rivolgetevi a Gabriella Grasso, che è, diciamo, la persona che sta un pochino più avanti in segreteria. Peccato che non ci sia Mimma, perché Mimma è altrettanto brava, ma Mimma cura l'altro, che quelle sono due filiali, Calvizzano e Marano. E io a scuola sto andando a Marano, però voi invece risultate a Calvizzano, e quindi a Calvizzano gestisce la Gabriella. Vabbè, ho detto la Gabriella, come dite voi al nord, ho messo l'articolo davanti. vedi. Grazie. Vabbè, ragazzi. Allora, io mi fermerei qua, sono le 8:15, quindi veramente ho già strabordato. Sì, vabbè, ci saranno altre cose da vedere, le vediamo la prossima volta sul Contact Center, ok? Quindi, a posto così, ragazzi. Buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie. Ciao. Buona serata a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao.